Inaugurato stamane con un flash mob al termine del Crociere di Cagliari, l'edizione 2015 di Sinnova, il Salone delle Nuove Tecnologie e dell'Innovazione in Sardegna. Sentiamo le interviste. È una realtà esistente, quella di Sardegna Ricerca, del CRS4 e delle tantissime start-up d'impresa che sono nate attorno a questi presidi di innovazione tecnologica fondamentali per l'isola. I dati già ci dicono che abbiamo un numero in proporzione rispetto ad altre realtà e in relazione alle imprese esistenti, un numero consistente e importantissimo di start-up d'impresa che si stanno affermando nel mercato, e quindi è un'iniziativa per condividere, confrontare esperienze, ragionare insieme e anche mostrare alcune di queste iniziative alla cittadinanza e all'intera Sardegna. E cosa sta facendo la regione per l'innovazione in Sardegna? Ma questo è un esempio, Sinnova, centinaia di giovani, di imprese, di start-up tecnologiche che dialogano, si presentano, si fanno conoscere al pubblico, e insieme tanti altri strumenti, molti strumenti finanziari e in più tutta la strategia competitività che stiamo per chiudere in cabina di regia di programmazione unitaria. Solo per l'innovazione tecnologica il FESR prevede 130 milioni che serviranno per supportare gli investimenti delle imprese, per supportare le università nei loro laboratori, nel Contamination Lab, negli incubatori di impresa. Dobbiamo al solito fare sistema: istituzioni pubbliche, università e centri di ricerca, imprese.